fattiitaliani.it c'è Alessia Fedon, esordiente e scrittrice, che ha scritto Ad un passo dalle stelle. Ci spieghi un po' l'avventura editoriale di questo tuo primo romanzo? La mia avventura, diciamo, editoriale consiste veramente sul fatto che sono un'auto, diciamo, didatta, nel senso che ho iniziato a scrivere il libro per me e quindi io me lo sono autopubblicata, anche perché volevo comunque fare qualcosa di diverso, nel senso, io sono sempre stata una persona molto tenace e quindi volevo fare appunto qualcosa per me e poi anche per i lettori. Quindi ho iniziato a scrivere, ho fatto leggere ad amici, a parenti e poi anche ad Angelo Garini, che mi ha curato la prefazione, e devo dire che è piaciuto molto agli altri, e poi devo dire che ha divertito anche me poi rileggendolo. Il personaggio protagonista del tuo romanzo si scontra con la realtà, che non dà quanto lei merita, perché sì, è una ragazza la protagonista. Quanto c'è della tua esperienza nelle delusioni di lei? Devo dire tanto, infatti ho trasmesso, se così si può dire, a Greta appunto questa sua voglia di fare sempre qualcosa di creativo, però mi rendevo conto che comunque anche sul personaggio di Greta c'era un po' di Alessia, quindi anch'io ho fatto un master, l'ho mandato, ho fatto ho mandato tanti curriculum, ma non ho mai, diciamo, avuto delle risposte sperate, comunque desiderate, e quindi ho voluto fare anche questo con Greta per riscattarmi da tutto questo. Greta è una ragazza molto insicura, diverso un po' da me, che magari io sono un po' più tenace e testarda, e volevo creare questo personaggio anche per aiutare tutti i ragazzi che cercano di fare qualcosa ma che non hanno il coraggio, e quindi volevo fare appunto mandargli appunto questo messaggio di continuare sempre per la loro strada se credono in loro stessi. Grazie all'esperienza di Greta, anche Alessia è cresciuta durante la stesura del romanzo? Sì, tanto, perché prima all'inizio ero molto insicura pure io, quindi volevo fare qualcosa, però magari non avevo lo stimolo giusto, non della mia famiglia, perché mi sono stati sempre di supporto, però mi rendevo conto che non avevo, diciamo, la fortuna di conoscere certa gente importante che magari mi potesse dare una mano, e quindi volevo fare tutta la consigliatoria. In che modo, in che termini è presente la Sicilia, se c'è nel tuo romanzo? Ma la Sicilia in realtà non c'è, tra virgolette, perché alla fine io sono molto legata alla mia terra. Infatti ultimamente sono andata a parlare con una persona, con un assessore del mio paese, e mi diceva: ma perché non vai, perché resti qua, perché non vai fuori? Io invece gli ho risposto che volevo stare qua proprio perché io credo nei giovani, e quindi volevo dare anche un esempio a tutti coloro che volevano fare qualcosa del genere. Alessia Fede, Ad un passo dalle stelle, a fattiitaliani.it. Grazie Alessia. Grazie a te.